chi non conosce rispetto potrà avere tutta la fortuna che vuole, tutte le ricchezze possibili, ma sarà per sempre un grande imbecille. Ogni faccia che vedi, ogni persona che incontri, rappresentano il simbolo della vita. E la vita merita rispetto, perché è trattando gli altri con serietà che si guadagna il rispetto e la dignità. Il rispetto non conosce età, colore, religione o condizione economica. Il rispetto deve esistere per tutti. Perciò, se non lo hai fatto o non lo hai avuto, rispetta gli altri e sarai ricambiato. Il rispetto bisogna averlo, anche gli animali sanno apprezzarlo. Infatti, se raccogliete un cane abbandonato e affamato e lo nutrite con garbo e generosità, pur se feroce non morderà, perché per rispetto non lo farà. Il rispetto per le donne, i bambini e gli anziani è la prima cosa che un genitore saggio che ama moglie e famiglia dovrebbe insegnare ai propri figli. Proprio come una volta, quando tra difficoltà e miseria si aveva rispetto e si era più seri. Tempo fa era grande il rispetto che si provava per chi lavorava ed invecchiava. Era grande il rispetto per un uomo stanco coi capelli bianchi. Fa di tutto affinché i tuoi familiari ti rispettino piuttosto che temerti, perché all'amore segue sempre il rispetto, mentre alla paura e alla cattiva educazione segue sempre l'odio.